Grazie. Intanto sono giornate di alta pressione, il che significa temperature fredde, anche se poi, insomma, lo vedremo, probabilmente aumenteranno un po' nei prossimi giorni, ma significa anche rischio smog, perché la cappa dell'alta pressione fa stagnare le polveri sottili. La città, fra le città peggiori d'Italia c'è Torino, lo sapete, però insomma in tutta la pianura padana anche le città sono messe meglio. Francesca Smacchi adesso ci riferisce da Milano, dove dal 1 gennaio, Francesca, lo smog ha superato la soglia limite per un totale di 89 giorni, non sono pochi, Francesca. No, buongiorno a te Luigi, e devo dire che anche oggi si verifica una giornata di smog pesante per Milano. Allora, la vedete alle mie spalle? Eccola lì, quella è la centralina dell'ARPA Lombardia di Via Senato. Io mi trovo in una centralissima via di Milano e qui le rilevazioni di ARPA Lombardia si fanno di lunedì e di giovedì, quindi il bollettino è di ieri, ma è di questi, appunto, di questi giorni, di questa settimana, è di 103 microgrammi per metro cubo. Questo vuol dire oltre il doppio del limite consentito di PM10, che dovrebbe essere di 50 microgrammi per metro cubo al giorno. Quindi questo vuol dire che dopo 4 giorni di sforamento dei limiti è probabile che scattino le sanzioni, le misure, diciamo, per contenere l'inquinamento atmosferico. Cosa vuol dire PM10? Spieghiamolo brevemente, Luigi, a chi ci sta ascoltando. Il PM10 è il particolato atmosferico che può essere sia di origine naturale sia di origine antropogenica, cioè dovuta alle attività dell'uomo, che è quella che a noi più ci interessa ed è quella anche più pericolosa, perché è dovuta all'industria, al riscaldamento, alla combustione. Quindi è quel particolare, quelle particelle solide e liquide che arrivano fin dentro i polmoni. Ma ci spiega meglio la questione, la vicenda, il nostro ospite. Si tratta di Guido Lanzani, che è il responsabile qualità dell'aria di ARPA Lombardia. Lanzani, perché Milano è così inquinata? Ma Milano è così inquinata innanzitutto perché ci sono comunque le emissioni dell'uomo, emissioni del traffico, come diceva giustamente lei, della legna, delle industrie, ma anche per la sua posizione, perché Milano, come peraltro anche Torino, si trova al centro del bacino padano con le montagne tutto intorno. Questo determina una velocità del vento molto bassa e condizioni anche termiche che fanno ristagnare l'aria. È un po' come essere in una stanza chiusa senza finestre. Tutto quello che viene emesso, in gran parte dall'uomo, non riesce a uscire, per cui di giorno in giorno le concentrazioni si accumulano. E anche questo è il motivo per cui è particolarmente importante ridurre le emissioni per poter comunque riuscire poi a contenere i livelli di concentrazione che tutti respiriamo. Ecco, martedì dovrebbero scattare probabilmente le misure di risanamento, cioè quelle non che ci sono sempre, ma quelle di primo livello, ovvero il blocco delle auto fino diesel fino a Euro 4. Sì, diciamo, allora, le misure di risanamento sono in vigore sempre, in Lombardia c'è un piano di risanamento con misure strutturali che per fortuna operano da anni in modo appunto costante. In questi casi, in questi giorni, a causa dei picchi particolarmente elevati, si aggiungono queste misure previste dall'accordo del bacino padano che prevedono, come dire, un ulteriore sforzo per riuscire a contenere i picchi in modo da ridurre per quanto possibile appunto la criticità di questa situazione. Tra le misure ci sono sicuramente il blocco anche dei veicoli diesel Euro 3 ed Euro 4, piuttosto anche che limitazioni sull'uso degli apparecchi a legna peggiori. È tutto, Luigi. Grazie, ringraziamo Francesca Smacchia. Abbiamo parlato di Milano, ma Milano non è l'unica città che ha questo problema. Ne parliamo in studio con